È il 16 luglio 1950 e una folla di 199.854 persone aspetta di scoprire chi tra Brasile e Uruguay alzerà la Coppa Rimé, laureandosi campione del mondo. È il minuto 78 e il portiere del Brasile, Moacir Barbosa Nascimento, ha 29 anni e non sa che da lì a un minuto la sua vita non sarà più la stessa. L'estate del 1950 in Brasile è l'estate del Mondiale. Del mondiale che finalmente farà capire al mondo chi sono realmente i brasiliani, almeno secondo quest'ultimi. Le premesse ci sono tutte: il mondiale si gioca in casa, la squadra è forte e addirittura anche Dio sembra essere brasiliano. I verdeoro nel primo girone vincono contro il Messico, pareggiano 2-2 con la Svizzera e nella gara decisiva contro la Jugoslavia portano a casa il primo posto. Ho parlato di primo girone perché l'edizione di quel mondiale prevede che ad alzare la coppa sia la vincitrice di un secondo girone composto dalle quattro vincitrici dei gironi precedenti: Brasile, Uruguay, Spagna e Svezia. Il percorso del Brasile è tutto in discesa, vince 7-1 contro la Svezia e 6-1 contro la Spagna. Tutto il paese già si prepara ad un'enorme festa. Vengono preparate maglie celebrative, striscioni, medaglie e titoli di giornale. Insomma, il Brasile sembra solo dover aspettare pochi giorni per iniziare dei lunghi festeggiamenti. Nessuno però aveva tenuto conto della tenacia dell'ultimo avversario rimasto, l'Uruguay, che sì, aveva pareggiato con la Spagna e vinto a fatica contro la Svezia, ma che era ancora in gioco. E in Uruguay niente è scritto, prima che effettivamente accada. Ma ve lo ricordate Barbosa, il protagonista della nostra storia? Ecco, la notte del 15 luglio 1950 la passa dormendo serenamente, sapendo di essere il portiere più amato della storia del Brasile. E non è una frase romanzata, lo era davvero. Era il portiere titolare del Vasco da Gama, che in quegli anni aveva vinto tutto. Il palmarès di Barbosa vantava ben 9 titoli nazionali. Era un portiere coraggioso, tanto da essersi fratturato 6 volte la mano sinistra e 5 quella destra, ed essersi rotto 3 costole per le sue uscite sui piedi degli avversari e per i salvataggi formidabili. Il suo grande talento lo portò anche ad essere il primo portiere di pelle nera della storia della nazionale brasiliana e ad essere eletto, già prima della finale, il miglior portiere di quel mondiale. Il giorno della partita, i giornali brasiliani titolano: Brasile campione del mondo. Jurimé, ideatore del torneo e incaricato di premiare i futuri campioni, prevedendo una vittoria dei Verdeoro, si è addirittura preparato un discorso in portoghese per celebrare la squadra. Tutto il paese è pronto per la grande festa. Ma nessuno può immaginare cosa succederà. Inizia la partita. Il primo tempo è un vero assedio brasiliano alla porta uruguaiana, che però resiste e riesce ad andare negli spogliatoi sullo 0-0. Risultato così alla Seleção andrebbe anche bene, perché sì, non ve l'ho detto, ma visti i punti in classifica del girone, al Brasile basterebbe anche un pareggio per laurearsi campione. Ma i brasiliani, si sa, non si accontentano. Nel secondo tempo l'atteggiamento del Brasile ha i suoi frutti. Gol di Friascia per il vantaggio della Seleção. Il Maracanã esplode di gioia. A disinnescare questa esplosione sarà il capitano, nonché leader dell'Uruguay, Obdulio Varela, che perderà tempo prima di rimettere il pallone al centro, facendo innervosire sia il pubblico che i giocatori brasiliani che volevano subito tornare all'attacco per chiudere la partita. Per buttare giù un avversario come l'Uruguay, si sa, devi combattere fino alla fine. E, dopo l'assedio, la Celeste passa all'attacco e trova il pareggio con Schiaffino. Ma nonostante il gol subito e i pochi minuti rimanenti, il Brasile continua con il suo pressing offensivo finché non arriviamo al minuto 78, quel minuto, quello citato ad inizio video, quello che cambierà per sempre la vita di Moacir Barbosa. L'ala uruguaiana Alcides Guija si trova sulla fascia destra quando vede 3 compagni di squadra in area di rigore. La scelta è una sola, cross. Barbosa lo sa e accenna un'uscita in avanti. Quei pochi passi saranno la sua condanna. Infatti Guija vuole crossare, ma si accorge del movimento di Barbosa e allora decide di tirare. Il portiere brasiliano si tuffa, la tocca e pensa di averla mandata in calcio d'angolo, ma il silenzio creatosi attorno a lui e il sorriso sul volto di Guija lo rende consapevole della tragedia che si è appena consumata alle sue spalle. La partita finirà 2-1 per l'Uruguay, che si laureerà campione del mondo nel silenzio generale. In Brasile, dopo il fischio finale, ci saranno un totale di 34 suicidi e 56 morti per attacco cardiaco. Tutto il paese è in lutto, nessuno riesce a capacitarsi di come sia stato possibile tutto quanto. Nessuno se ne capacita a tal punto da portare tutti alla ricerca di un capro espiatorio.
E come potete immaginare, il capo espiatorio scelto dal popolo brasiliano è proprio Moacir Barbosa, perché come scrive lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, in genere il pubblico venera tutti i giocatori, tranne il portiere. Per il portiere non esiste perdono, né compassione né pietà. Barbosa dopo quella partita non sarà più lo stesso. Per un periodo non uscirà nemmeno di casa per paura degli insulti e degli sputi che gli venivano lanciati dalle persone per strada. Smetterà di essere applaudito durante le partite e non giocherà più un mondiale. Diventerà per tutti il portiere che fece piangere il Brasile. Così lo chiamano le mamme quando lo incrociano con i figli per le strade di Rio de Janeiro. Da quella partita non si è più parlato della mia carriera. Tutte quelle partite successive è come se non le avessi giocate e avessi smesso di giocare quel giorno al Maracanã. Barbosa lascerà il calcio a 42 anni, ma il suo nome continuerà ad essere sinonimo di sfortuna in un paese dove la superstizione regna sovrana. Dopo il ritiro, Barbosa ottiene un lavoro come dirigente al Maracanã, ma è comunque vittima dell'odio del popolo brasiliano. Tanto che nel 1963, quando verranno sostituiti i pali in legno del Maracanã, Barbosa li chiederà, li otterrà e in una sorta di rito per esorcizzare la maledizione, li brucerà e userà il fuoco per un churrasco, una grigliata. Ma ciò non servirà molto, visto che l'atteggiamento delle persone nei suoi confronti non cambierà. Addirittura nel 1993 la BBC, commossa dalla storia dell'ex portiere, cercherà di porre fine al suo dolore, provando a fargli incontrare la Seleção in ritiro per preparare i mondiali del 94. Ma il CT brasiliano Mario Zagallo non lo farà avvicinare ai giocatori. Meglio che non veda Taffarel, lui porta sfortuna. Questo sarà il colpo di grazia. Barbosa continuerà a soffrire per l'ingiusta emarginazione sociale fino agli ultimi giorni della sua vita. Nel 1997 perderà per un cancro anche sua moglie Clotilde, l'unica ad averlo sempre sostenuto. A rimanere al suo fianco sarà sua figlia Teresa, che lo sosterrà nelle sue lotte con i fantasmi del passato e del presente fino al 7 aprile del 2000, giorno in cui il miglior portiere della storia del Vasco da Gama morirà per la seconda volta, trovando finalmente un po' di pace.